Simone Anzani, l'Italia è arrivata a Lubiana, mancano ormai pochi giorni all'esordio in questa rassegna iridata. Quali sono le tue sensazioni? Ma sicuramente la voglia di iniziare è tanta perché stiamo portando avanti un lavoro che è iniziato a maggio, perché comunque la VNL è un modo per avvicinarsi alla manifestazione più importante che quest'anno è il Mondiale e diciamo che gli allenamenti che abbiamo fatto ci hanno portato a un livello tale che ci può permettere di giocarcela con tutti in questo Mondiale. Come reputi la stagione della squadra fino a questo punto? Ma sicuramente la VNL ci ha dato dei feedback, cioè che ci sono squadre che in questo momento sono un po' più avanti di noi. Quindi noi ci siamo messi con la testa bassa, abbiamo lavorato, abbiamo fatto un bel lavoro a Cavalese, poi le giornate a Cuneo che ci sono servite per vedere a che punto siamo e soprattutto le prime partite ci diranno poi anche il percorso che dovremmo intraprendere, quindi noi però siamo fiduciosi, abbiamo un obiettivo chiaro in testa. L'Italia è una squadra che presenta cioè la stragrande maggioranza dei ragazzi sono degli esordienti, praticamente soltanto tu e il capitano Simone Giannelli avete già maturato esperienza in una segna iridata, però l'Italia è sempre una squadra che, come dire, vuole sorprendere. Sì, eravamo giovani l'anno scorso, eravamo esordienti l'anno scorso però non è un peso, anzi, come ho sempre detto, il fatto che ci sono tanti esordienti in questo mondiale è anche una cosa positiva, perché tante volte noi più esperti siamo un po' più razionali e ragionevoli su determinate situazioni, invece magari i nostri ragazzotti ci mettono quella spavalderia, quella superficialità in più che a volte serve anche in queste manifestazioni. Eh Per te invece questo sarà il terzo mondiale. sì, vuol dire che sono un po' già avanti con l'età. No, scherzo, dai. Sì, è un motivo d'orgoglio perché comunque il mio primo mondiale è stato nel 2014, poi quello in Italia nel 2018 e adesso speriamo di migliorare i risultati passati. Facciamo una veloce panoramica sulle avversarie del girone, che gare vi aspettano? Sicuramente sono gare che noi dovremo affrontare con l'idea che ci servono per il proseguo del campionato del mondo. Però dobbiamo anche avere la consapevolezza che stiamo parlando di un mondiale, non è la VNL, e quindi queste squadre, anche se le abbiamo battute durante la VNL o comunque sulla carta tutti dicono siano inferiori a noi. Sono squadre attrezzate con giocatori che hanno giocato o giocano in Italia, quindi hanno un livello tale che possono romperci le scatole e questo dobbiamo metterlo in preventivo. Quindi il nostro focus deve essere sempre quello di esprimere la nostra migliore pallavolo e cercare di portare a casa il bottino pieno per poi avere un ranking migliore nella fase di eliminazione diretta. A proposito appunto di fase eliminazione diretta, questo è un mondiale che si gioca con una formula un po' particolare per la pallavolo, poche partite, quindi subito bisognerà avere grande concentrazione. Sì, appunto, nei 2 mondiali passati le formule erano un pelo diverse, un po' più lunga la competizione, tra virgolette, con più chance di giocarsi qualificazioni per le fasi finali, e qua dopo il girone è dentro fuori, quindi bisogna stare sempre con le antenne dritte e sapere che il primo passo falso si torna a casa, quindi noi dobbiamo avere la concentrazione e la determinazione in ogni partita di scendere in campo con un'attenzione altissima. In bocca al lupo. Crepi.